Finalmente, raga, sono usciti i TOTS. Non sai come acquistarli? Niente panico. GoFIFA Coins. Se inserisci il codice MALATI17 riceverai il 5% di sconto. Salve a tutti raga e bentornati dal vostro Lican. Oggi andiamo ad analizzare, ragazzi, un centrocampista che vedrete unisce la qualità alla quantità. Emre Can nella sua versione 86, centrocampista tedesco del Liverpool che troverete su Xbox One a 240.000 crediti, mentre su PS4 248.000 crediti. Andiamo subito ad analizzare la statistica che io ho scelto per voi come statistica chiave, il long shot. Il long shot di Emre Can in carta è 88, mentre se fate attenzione, la uniamo al 99 di potenza tiro, la rendono una statistica fatale. Emre Can dai 26-27 metri, o lo fate tirare a giro o lo fate tirare di potenza, il risultato sarà lo stesso, sempre gol. Qua parliamo di un centrocampista che ha 4 stelle piede debole, quindi o destro o sinistro è veramente letale. Quindi io vi dico, sono un giocatore che mi piace tirare da fuori perché secondo me la reputo una cosa importante nel gameplay di FIFA, perché non concedete spazio per ragionare al vostro avversario. Appena avete la palla buona con Emre Can vi renderete pericolosissimi. L'altra qualità che mi ha fatto veramente sconvolgere di questo giocatore è il controllo di palla. Quindi parliamo del lato qualità. Il controllo di palla di Emre Can è su statistiche mostruose. Qua parliamo di un 96 unito a un 92 di dribbling e un 88 di agilità. Ragazzi, la palla a Emre Can a metà campo è una palla che non si perde. Io mi diverto tantissimo a smistare palloni e a tenere palla con Emre Can a centrocampo. Mi dà tantissima sicurezza, ragazzi. Io vi dico, mentre giocate a FIFA, trovate dei giocatori che vi diano sicurezza, perché da lì costruirete il vostro gameplay. Il passaggio di questo giocatore è 95 di passaggio lungo, 98 di passaggio corto. Quindi un centrocampista totale. Non sbaglia, ragazzi, un passaggio. Altra cosa che adesso parliamo del lato quantità di questo centrocampista, ragazzi, è la forza. La forza è le intercettazioni. Lui ha 96 di forza, 94 di resistenza. Quindi, ragazzi, a centrocampo è un perno che non si stanca mai e soprattutto non perde nemmeno un contrasto. Io ho visto Chan riuscire a intercettarmi palloni proprio di default. Questa è una qualità che pochissimi centrocampisti su FIFA hanno e che mi ha fatto davvero innamorare di questo centrocampista. Un centrocampista veramente completo. E questo era il lato quantità. Riguardo ai contro, ragazzi, anche se è un centrocampista che si inserisce, anche se lo mettete CDC, io lo straconsiglio CDC. Con una bella carta ombra che gli pompa ancora di più la forza e la difesa. È un centrocampista che quindi inserendosi negli inserimenti palla al piede verso la porta non ha una grandissima finalizzazione, mentre invece la velocità, magari nei primi metri per assurdo, ragazzi, l'81 di accelerazione si sente, cioè riesco anche grazie alla forza ad andarmene in velocità, solo che in allungo purtroppo viene ripreso da giocatori anche che hanno in carta valori inferiori di velocità. Quindi, ragazzi, per me il voto da dare a questo giocatore è assolutamente 9. Un centrocampista che farà la differenza nelle vostre squadre. Per qualsiasi domanda, commentate sotto il video e io e il mio amico Nemo saremo sempre pronti a rispondervi. Alla prossima, raga!